Presidente, è una risposta importante alle molte incertezze che ci sono sugli effetti dell'inquinamento in un'area particolare, quella della Valle dell'Irno, e non solo con questo progetto che parte. Quante persone interesserà? Il progetto tutela interesserà tutte le persone che vogliono in qualche maniera aderire al progetto, progetto che vede interessato particolarmente la Valle dell'Irno. Quindi ci saranno tre ambulatori presso, cioè tre stanze adibite ad ambulatorio presso il Teatro Ghirelli che ha messo a disposizione il Comune di Salerno. In questi ambulatori già diciamo, è partita la prevenzione del tumore della cervice attraverso il Pap test, ci sarà la prevenzione del tumore della vescica, il tumore del colon retto e in più ci saranno praticamente il controllo sul diabete di tipo 2 e dell'infarto del miocardio. Quindi sulla popolazione bersaglio della Valle dell'Irno. Questo progetto prevede inoltre anche l'installazione di centraline per la misurazione e il controllo dell'aria e prelievi nell'acqua. Questo chiaramente per verificare insieme all'ARPA, quindi saranno a parte quelle che hanno l'ARPA, se ci sono altre fonti di inquinamento, a parte quelle già conosciute, e anche per misurare probabilmente tutta diciamo, l'inquinamento nel suo insieme. Quindi non partendo soltanto dalla questione Fonderie Pisane, che noi conosciamo bene ormai perché viene trattata costantemente anche attraverso il tavolo tecnico, ma per vedere se appunto la somma di tutti gli inquinanti di quella zona possono fondamentalmente dare poi un risultato diverso da quello che noi abbiamo attualmente. Quali saranno i tempi per avere un quadro, diciamo, di massima per poter indicare anche eventuali responsabilità e se ci sono responsabilità sulla salute degli inquinamenti? Allora, il progetto dura circa 3 mesi, quindi parliamo di 100 giorni. Su quelli che saranno i tempi per capire il risultato del progetto, allo stato attuale non glielo so dire perché, come dicevo, il progetto viene fatto dall'Istituto Zooprofilattico, CNR, è un intervento di sanità pubblica, quindi voglio dire, i tempi per elaborare poi i dati che verranno raccolti non li conosco, ma spero al più presto. E quindi chiaramente, per individuare eventuali responsabilità, certamente un po' l'obiettivo questo sia del progetto, anche diciamo, continuo a dire, del tavolo tecnico. Noi stiamo dando una particolare attenzione, il sindaco Vincenzo Napoli, voglio dire in prima linea, insieme a me, a tutta la Commissione Ambiente, a questa problematica, perché intendiamo riuscire a risolvere il problema Fonderie Pisano, sicuramente attraverso la delocalizzazione al più presto, ma qualora dovessero emergere anche da questo progetto dei dati importanti che ci consentono un'azione drastica nei confronti della Pisano, sarà fatta il giorno dopo, immediatamente dopo i dati.